Allora, partirei proprio dal film che è in concorso qua a Venezia, alla sezione, vabbè, Giornate degli Autori. Insomma, Et in terra pax, mi interessava sapere qual è stato l'iter produttivo, come sei entrato in contatto con i ragazzi che noi conosciamo dai loro cortometraggi, siamo stati proprio tra, soprattutto lui e Roberto Rippa, insomma, siamo proprio stati tra i primi a rimanere folgorati dallo stile dei loro cortometraggi. Si vedeva con chiarezza la qualità che dietro c'era qualcosa di forte, insomma, e per noi è stata una soddisfazione incredibile vederli qua a Venezia. E anche il fatto che, appunto, che abbiano incontrato un produttore come te. Volevo sapere, appunto, come li hai incontrati. Allora, onestamente io non conoscevo il loro lavoro. L'incontro è venuto attraverso Simone Isola, che è un mio allievo dell'allora primo anno del corso di produzione del centro sperimentale, che mi ha portato questa sceneggiatura dicendomi che gli sarebbe piaciuto produrre il film. Io ho letto la sceneggiatura e l'ho trovata molto, molto interessante. Anche, diciamo, sorprendente per essere una sceneggiatura di due che dovevano esordire. A quel punto Simone mi ha dato i DVD dei lavori precedenti, che io devo dire francamente ho guardato con grande superficialità, perché non, cioè non, in quel momento ero già convinto che bisognasse osare sulla sceneggiatura. E quindi non è che sono stato convinto dai lavori precedenti, sono stato convinto dalla sceneggiatura, cosa che a me francamente capita raramente, cioè è molto più facile che io appunto entri in contatto con un regista attraverso i lavori fatti o attraverso la conoscenza personale e poi decida di fare un film insieme piuttosto che andare al contrario, perché praticamente io fino a quando ho deciso di aiutare Simone a fare il film non conoscevo ancora fisicamente Matteo e Daniele. Poi, quando comunque con Simone ho capito quali potevano essere le dinamiche per realizzare il film, ho detto, beh, incontriamo a questo punto Matteo e Daniele e capiamo anche se loro hanno intenzione o meno di lavorare con un produttore che è sicuramente fuori da tutti gli schemi per certi versi, però è già un produttore, no? Perché poi ci sono molti giovani filmmaker, registi che hanno talmente, forse anche a ragione, non la possono talmente più della produzione istituzionale che ormai decidono proprio per scelta di non entrare nemmeno in contatto. Ripeto, io non sono fino in fondo, ma non sono nemmeno uno fuori da tutti i giochi. Invece no, ci siamo incontrati, ho capito che loro comunque volevano fare il film, sai, sarebbero stati contenti del mio aiuto e a quel punto abbiamo deciso di fare il film un po' alla me, vale a dire, abbiamo tentato di seguire tutte le strade per fare un film di sistema, diciamo così, no? Quindi siamo andati al Ministero, abbiamo parlato con la RAI, però pronti ad avere il piano B che ci consentisse di fare il film a prescindere dalle risposte negative. Siccome sono arrivate risposte negative, abbiamo attuato il piano B e abbiamo fatto il film. Abbiamo fatto il film praticamente in maniera molto semplice, cioè io ho trovato il modo di indebitarmi ulteriormente rispetto a quanto non sono già indebitato per consentire i soldi liquidi per fare il film e per dare un minimo di riconoscimento al lavoro di tutte le persone che hanno lavorato. La società di Simone Isola, la Chimera Film, ha gestito il film prendendosi il carico anche di molto lavoro per il momento non retribuito. Ieri alla presentazione, all'incontro con il pubblico, hai parlato proprio esplicitamente anche di quello che stavi dicendo adesso. Volevo, più che altro proprio per i nostri lettori, per le persone che ci seguono, noi trattiamo appunto di un cinema che non arriva neanche dai produttori, che ne rimane completamente. Quali sono le dinamiche per un film, anche per la richiesta dei finanziamenti? Come proprio ad esempio in questo caso, quali sono stati i passaggi per arrivare a questo piano B? Cioè, Ma i passaggi per arrivare al piano B sono stati, ripeto, io con Simone abbiamo capito quando il film doveva essere girato e chiaramente loro in quel momento ancora allievi convinti del centro sperimentale hanno detto che la cosa migliore era quando il centro sperimentale era ancora in vacanza, quindi l'obiettivo era girare il film a settembre.
diciamo metà, da metà settembre in poi. Poi l'altro passo è stato capire quanti soldi, quanto era la soglia minima per fare il film. Una volta che si è capito che era possibile trovare questa soglia minima di denaro entro settembre, abbiamo comunque provato invece a fare il piano A. Quindi abbiamo fatto la domanda al fine di finanziamento e io ho provato a parlare del film in Rai. Poi chiaramente sia la risposta del Ministero che la risposta della Rai è arrivata quando avevamo già cominciato a girare il film, quindi comunque già avevamo messo in piedi il piano B, pronti a integrarlo con il piano A. Il piano A è saltato e quindi abbiamo continuato a lavorare al piano B. Nell'incontro col pubblico hai detto che è la prima volta che ti capita di vedere che degli studenti del centro sperimentale formino una società e lavorino e si mettano a lavorare su un progetto. Volevo capire un attimo la tua valutazione di questa cosa. Se è una cosa, se pensi che possa essere una delle soluzioni possibili per muoversi all'interno, cioè il fatto di riuscire a costruire una squadra così forte, così coesa, comunque tutte persone che hanno un obiettivo, che è quello di fare il cinema, pensi che possa essere una condizione importante per provare ad andare avanti? E se non ritieni che l'atomizzazione delle persone, l'individualismo che comunque muove il singolo sceneggiatore, il regista, l'attore, non sia poi una delle, al di là dei problemi materiali e di sistema, ma non sia anche forse anche questa una delle cause della statua attuale? Io credo che, io è da tanti anni che penso che uno dei ruoli della scuola, delle scuole, dovrebbe essere quello di, diciamo per certi versi, aiutare a incanalare tanti entusiasmi in una forza sola. Una cosa che in Italia non è mai successa, cioè non c'è mai stata una scuola da cui sia uscita fuori un modo di fare, cioè una scuola di cinema, cioè un cinema applicato come scuola, forse tranne la Gaumont, quando c'era la Gaumont, che poi si è un po' frastagliata nei risultati, però obiettivamente da quei 2 o 3 anni di esperienza Gaumont sono usciti fuori tanti registi, tanti produttori, cioè il produttore, perché è uscito fuori Procacci, Piccioni, Grimaldi, Carlei, sceneggiatori, però ecco, che erano tutti riconducibili alla scuola Gaumont, no? Quindi anche quando stavano fuori all'inizio era la scuola Gaumont. Questo ad esempio al centro sperimentale non è mai successo in nessuna stagione. Io invece è da tanti anni, io ho questa grande fortuna, perché per me è una fortuna, di insegnare al centro dal 91. Io ho insegnato dal 91 a oggi, tranne un momento in cui per alternanze di governi e di gestioni legate ai partiti, pur essendo io non legato, essendo molto schierato, ma non essendo legato a nessun partito, insomma dal 94 al 2000 fui messo fuori. Però ho sempre insegnato e per me è forse l'attività che mi entusiasma di più, quella. E ho sempre provato a spingere gli allievi o anche quelli che erano diventati a unirsi e a farsi forti. La Indigo di Nicola Giovanni Francesca Cima è nata su un mio input per certi versi, perché poi nella Indigo all'origine c'erano 4 allievi su 6 di quel corso, che è stato un corso per certi versi mitico, perché comunque insomma, il fatto che in un corso escano fuori Nicola Giuliano e Francesca Cima non capita tutti i giorni, ed era un corso che appunto avevo gestito io. Ritengo che quella è sicuramente una cosa che porta dei risultati, perché comunque io credo che il grande vantaggio di situazioni come una scuola è quella che tu hai appunto 20, 30, 40 persone che vogliono fare questa cosa, che sognano di fare questa cosa. Se si mettono insieme, e poi se si mettono insieme anche trasversalmente, quindi non solo la produzione ma anche gli altri, sicuramente si aiutano, si proteggono a vicenda. E io sono di quelli che ha fatto esordire tanti registi, ma anche tanti direttori di fotografia, anche tanti tecnici. Io credo che il modo migliore di collaborare sia quello tra simili,
cioè non ho mai voluto cedere al discorso, metto accanto al regista esordiente, il direttore della fotografia che ha fatto già 20 film, perché secondo me cioè, può funzionare in alcuni casi, ma non funziona. Io preferisco che appunto ci sia una vicinanza anche anagrafica, fermo restando che qualunque direttore della fotografia esordiente ha più esperienza di un regista esordiente, è normale questo, no? E per cui questa cosa, appunto, se si riuscisse a convogliare di più tante professionalità che vogliono fare e andare avanti e per i primi anni a aiutarsi a vicenda, perché poi basta che un regista imbrocca la cosa giusta, si porta dietro dei tecnici, quali tecnici a loro volta crescono e poi alla fine si diffondono, chiaramente, perché poi non si può pensare che si rimanga sempre insieme, no? Quindi quando appunto mi è capitato, ed è la prima volta assoluta, ho fatto una, dopo ieri sera, stanotte ho fatto parte mente locale rispetto alla mia esperienza, che ripeto, da allievo a consigliere di amministrazione, produttore esecutivo, docente al centro sperimentale, sono entrato nell'83 e non ne sono mai uscito praticamente. Dall'83 a oggi non era mai successo, ho visto anche negli anni precedenti, non era mai successo, è stata la prima volta in assoluto che una classe, una gran parte di una classe ha costituito una società per fare un film e l'ha fatto. Poi qui ci sarebbe da interrogarsi sul ruolo del centro sperimentale in una vicenda del genere, cioè il sogno sarebbe quello che poi il centro sperimentale spalleggiasse una cosa del genere, ma qui si entra in una delle tante storture che ci sono in questo paese, che il centro sperimentale invece è dotato di una società di produzione interna che un po' ragiona come una società di produzione e non ragiona in questa maniera, secondo me. E quindi comunque col centro sperimentale non c'è stato nessun rapporto istituzionale e niente è stato fatto grazie al centro sperimentale per certi versi. Tant'è vero che il centro sperimentale ieri non c'era neanche, insomma. Non c'era proprio nessuno. No, non c'era nessuno, insomma. Allora, quest'anno sei a Venezia con Et in Terra Pax e a Locarno è passato Pietro di Daniele Gaglianone. Due film con tutte le differenze, da una parte c'è un esordiente e dall'altra un regista che con te credo abbia fatto quasi tutti i suoi film, o se non tutti. Quando è esordito nel lungometraggio sì, abbiamo fatto insieme tre lungometraggi, perché Pietro è il terzo lungometraggio di finzione, più il documentario Ratane Cebiti che vinse il David, insomma. Quindi diciamo le quattro cose lunghe che lui ha fatto le abbiamo fatte insieme. La domanda che volevo fare è che, appunto, vedendo questi film con le loro differenze, però traspare un... se certe parole sono sempre difficili, comunque traspare un'Italia di un certo tipo, o comunque una narrazione dell'Italia che non è quella altoborghese, che non è quella dei figli di papà o giù di lì, o comunque queste storie ambientate in appartamenti meravigliosi, grandissimi, che raccontano vicende dolorose, posticce. La domanda ti volevo fare, quando selezioni film da produrre, cioè tu questi due film qua li vivi o li hai vissuti comunque come un qualcosa di vicino e di simile? Cioè è un discorso che tu hai voluto fare al cinema italiano proprio in questo momento, o sono sempre delle casualità i film? Perché il ruolo del produttore in fondo è sempre poi molto poco indagato, cioè il ruolo di... insomma, sei un produttore autore. Guarda, io in maniera estremamente presuntuosa ho sempre pensato che il produttore in realtà è un intellettuale, no? Per cui comunque interviene in quelle che sono le scelte, non perché c'è un attore, non è, ma interviene appunto in questo micro contesto che è appunto la vita di un film, con quello che vuol dire andare a delle persone, a un numero più o meno ampio di persone, interviene scegliendo cosa fare e cosa non fare, e è una scelta importante per certi versi. Devo dirti che chiaramente, istintivamente, io sono più interessato al mondo raccontato da Pietro o raccontato da Et in Terra Pax, che non al mondo raccontato da Ospedec e da Muccino, tanto per fare degli esempi, tra l'altro di registi che io stimo in maniera diversa, ma assolutamente non penso che siano il male del cinema italiano. Il male del cinema italiano sta da altre parti. E c'è anche da dire un'altra cosa, che obiettivamente è difficile
che chi voglia raccontare l'altra parte venga da me. Cioè io non lo cerco, ma loro non cercano me, perché poi comunque è chiaro che si pensa, poi ci sta questa cosa che si pensa che, come molti miei film sono questo, no? E sono i pescatori tornando a casa, e sono gli albanesi di Saimir, e sono i pastori di Mereu, quindi si pensa che, no, diciamo, Marco Pinto, poi a me francamente mi piacerebbe ogni tanto fare una commedia, e forse mi piacerebbe anche indagare l'altra parte, solo che mi capita molto raramente, perché comunque così, perché comunque io poi faccio un cinema molto limitato e molto limitante, e quindi chi vuole spaziare non mi prende in considerazione, è normale. Viene quasi da dire in fondo che è mitica l'esperienza che hai avuto con la Pablo Film, cioè un tentativo di agire nel settore forse più complicato, che è quello della distribuzione. Cosa pensi di fare? O comunque, qual è la situazione oggi e quali credi possano essere gli spiragli per cambiare qualcosa? E in parte volevo anche chiederti se non pensi che il web, la rete, possa in qualche modo aiutare il cinema a circolare, ad essere visto. Sì, guarda, il problema di fondo della rete, io credo che sia importante che esista la rete da tutti i punti di vista. Credo sia importante ragionare su come la rete possa diffondere i film. C'è solo un piccolo particolare che va prima o poi in qualche modo risolto, che voglio dire, per fare un film anche più piccolo c'è bisogno di denaro. E per fare in modo che chi ha fatto quel film faccia un altro film c'è bisogno, l'obiettivo poi non sempre si raggiunge, deve essere quello di raggiungere quantomeno un risultato pari a quello che si è speso per il film precedente più uno per andare avanti, e comunque avere almeno l'orizzonte d'attesa possibile di arrivare a quel risultato. E la rete in questo momento è una giungla per certi versi, per cui non sono i prodotti di cui stiamo parlando quelli che arrivano a trovare denaro sulla rete. Sicuramente la rete è una valvola di sfogo non differente. Io provocatoriamente sono alcuni mesi che sto studiando un'ipotesi di far comunque dei film direttamente gratis, cioè, ma in maniera però corretta, cioè voglio dire aprire una sorta di cinema virtuale in cui si va gratis. Ma però ci sta tutto un discorso complicato alle spalle per arrivare a quello, quella cosa deve servire per poi arrivare ad altro, no? Che per quando invece poi la domanda è che cosa succede secondo me a livello distributivo, quali sono le vie d'uscita, francamente le vie d'uscita non ci sono. Io credo che dobbiamo essere tutti estremamente consapevoli che la guerra è persa. La guerra è persa e ogni giorno che passa è ancora più persa. Detto questo, io continuo a pensare che è necessario che si continui a fare il cinema che ha perso la guerra, e credo che sia necessario trovare un sistema nelle macerie della guerra per andare a trovare quelli che nel dopoguerra vogliono, una dopoguerra però perduta, il che non è semplice da immaginare, perché noi fra l'altro siamo un paese che ha vissuto di dopoguerra, di guerre perse, ma con la possibilità, però con aiuti esterni che ti consentivano di pensare a un futuro, no? In questo momento il futuro non c'è per questo tipo di cinema, francamente. Io però credo che bisogna continuare a insistere, e non escludo che prima o poi con qualche film ritornerò a inventarmi qualcosa a livello distributivo. Non lo farò più in maniera sistematica perché non ci sono proprio gli estremi per farlo. Ma lo sto dicendo da alcuni giorni a Simone Isola, cioè se Etintera Pax non trova uno sbocco distributivo ordinario, io glielo trovo io, insomma, perché comunque esistono ancora dei cinema che possono proiettare i film, ma secondo me bisogna anche in un'epoca in cui si vedono i film sui telefonini, si vedono i film scaricati, si sentono male, si vedono peggio. Beh, io insomma credo che bisogna anche un po' vincere questa... È chiaro che il sogno è quello di continuare a fare il cinema in pellicola
e di vederlo proiettato nelle sale con un buon schermo e un buon audio. Però se l'unica alternativa per portare il cinema, fai conto, in una regione con sconvene, in un pezzo di regione con sconvene tipo il Salento, che da Lecce a Leuca, che sono comunque tanti chilometri quadrati, ci sono solo tre schermi, beh, io allora sono disposto anche a inventarmi che i film si possono vedere nelle biblioteche, si possono vedere negli atri dei musei, perché comunque la forza che ancora ha questo cinema è che ci sono ancora, che ci dica l'istituzione, ci stanno ancora delle persone che vogliono vedere. Il problema è che nella stragrande maggioranza d'Italia non si sa più che c'è questo tipo di cinema. Se non c'è qualcuno che ci gioca per far sapere alla gente che esiste ancora, è chiaro che muore la cosa. Detto questo, io non sono fiducioso. Cioè, io sono uno che è terrorizzato dall'epoca in cui viviamo, ma non sono terrorizzato solo rispetto al cinema, sono terrorizzato in tutto. Sono consapevole che i miei tre figli non hanno un futuro e che la necessità invece è che comunque si faccia in modo che anche un bambino di 8 anni oggi abbia un futuro, che in questo momento non ha, perché comunque c'è gente che a 30 anni già non ha più futuro, a 20 anni già non ha più futuro e a 8 anni già non hanno più un futuro. Quindi è chiaro che poi i problemi sono anche più grandi di quelli legati al cinema. Insomma, io ho sempre pensato che poi il cinema è una cosa importante, è una cosa vitale, però insomma c'è altro che è molto più preoccupante. Troviamo i problemi che al cinema, troviamo proprio le dinamiche di tutto il resto. Sì. Forse non è un caso che ci troviamo a fare questa intervista davanti alle rovine, al cratere della cricca.